Deve essere una giornata improntata a una riflessione sui numeri a livello internazionale e sulle possibili soluzioni. Quest'anno pubblichiamo un rapporto sui numeri complessivi dei rifugiati nel mondo che ci dice che c'è stato un aumento rispetto all'anno precedente di circa 19 milioni. Siamo arrivati a 108 milioni di persone che hanno lasciato la propria casa a causa di guerra e persecuzione. 21 milioni in più dell'anno precedente. Sono numeri che devono fare riflettere, sono numeri impressionanti che devono spingere tutti, la comunità internazionale, gli stati, ma anche i comuni e la società nel suo complesso, nella ricerca di soluzioni possibili, sia rispetto ai conflitti internazionali, che sono quelli che producono i rifugiati, ma sia rispetto all'integrazione dei rifugiati che ospitiamo nei nostri paesi. Oggi siamo con il Comune di Napoli a riflettere su questi temi e devo dire che noi abbiamo sempre trovato nel Comune di Napoli un interlocutore attento su questi temi ed estremamente operativo e concreto. Quindi siamo felici di essere qui oggi a Napoli a festeggiare la giornata mondiale del rifugiato, convinti che sarà un'ennesima giornata bella di festa per i rifugiati, per la comunità e per tutti coloro che potranno prendervi parte. La giornata mondiale del rifugiato è stata istituita il 4 dicembre 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione del cinquantennale della Convenzione di Ginevra che ha definito lo status di rifugiato. Oggi Napoli la celebra con una lunga giornata di attività interculturali organizzata dal Comune e dagli enti gestori del progetto SAI Napoli, in collaborazione con la Consulta degli Immigrati e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Molte delle attività si svolgono durante tutta la giornata anche al Kodokan, con un torneo di calcio interculturale e attività motorie per i bambini delle educative territoriali e delle associazioni. Inoltre piatti tipici, laboratori interculturali, letture in lingua, esposizioni artistiche, esibizioni di danza, momenti musicali, spazi informativi e di sensibilizzazione. Di accoglienza e di integrazione si è parlato poi nell'incontro pubblico cui hanno partecipato Comune, Prefettura, Alto Commissariato, Università, Enti Gestori SAI, Associazioni e Comunità. Napoli si sta strutturando in una maniera molto concreta. Innanzitutto abbiamo rafforzato e ampliato tutti i servizi dedicati alle persone rifugiate che arrivano nella nostra città. Il nostro SAI, anche SAI minori, sono strutture che promuovono non solo l'accoglienza, ma anche l'integrazione, la formazione, l'inserimento lavorativo. Poi da poco tempo abbiamo rinominato il presidente della Consulta degli Immigrati, che per me è fondamentale lavorare con le associazioni che si occupano di immigrazione, con gli immigrati, per costruire una città sempre più accogliente e dare risposte sempre più concrete. Oggi è una giornata, diciamo, emblematica, dove vogliamo ricordare che Napoli è sempre accogliente, è sempre dalla parte di chi ne ha bisogno, che l'immigrazione è un tema che ci interessa da vicino perché è un tema che ci vede protagonisti come italiani anche in altri paesi. È una giornata dedicata alla cultura, ci sarà un momento di dibattito, ma soprattutto poi una giornata dedicata allo sport. Già ora 120 bambini stanno facendo al Kodokan una serie di attività, ce ne saranno tante altre. Ci sarà la nazionale calcio femminile, la nazionale di basking e poi in serata una serie di concerti e di manifestazioni interculturali dove avremo modo di conoscere la musica e la cultura di tanti popoli.